L'articolo che ha proposto, allora, Massimo De Vito. Sì, intanto colpisce la sua definizione, i quattro cavalieri dell'Apocalisse. L'Italia è uno strano paese in cui si sperimentano bizzarre onorificenze, per le quali cavaliere del lavoro, invece di essere un bracciante, anche analfabeta, che per 30 anni si è spaccata la vita in una miniera tedesca pur di riuscire a costruirsi una casa a Palma di Montechiaro, è invece un appaltatore che riesce a trovare fantasia e modo di moltiplicare la sua ricchezza. Tutto questo in un paese dove la gestione e la moltiplicazione della ricchezza, la grande fortuna economico-finanziaria per struttura stessa della società politica, deve fatalmente passare attraverso un compromesso costante con il potere, con i partiti che sostanzialmente amministrano la nazione, con gli uomini politici o gli altissimi burocrati ai quali i partiti delegano praticamente tale funzione. Lo spirito di nuove leggi e decreti, la scelta delle opere pubbliche, l'assegnazione degli appalti. Chi afferma il contrario è candidamente fuori dal mondo, oppure è un amabile imbecille. E poi si pone queste domande. Chi sono dunque i quattro cavalieri? Qual è il loro ruolo in questo autentico tempo di Apocalisse? Già il fatto che questi quattro personaggi si siano riuniti insieme per discutere e decidere il destino futuro dell'imprenditoria e quindi praticamente dell'economia di mezza Sicilia, e siano lì segretamente 2 più 2, 4, seduti l'uno in faccia all'altro, a valutare, soppesare, scartare, annettere, distribuire, in una sala che è facile immaginare di gelido, vetro e metallo, inaccessibile a tutti, nel cuore segreto dell'impero. Rendo, uno di questi dell'Apocalisse, con decine di uomini armati, dislocati ad ogni ingresso del palazzo, e che al termine del convegno, uno di loro, Costanzo, il più plateale, chiaramente, tuttavia portavoce di tutti, e infatti mai smentito, dichiari spavaldamente al massimo giornale italiano: abbiamo deciso di aggiudicarci tutte le operazioni e gli appalti più importanti, quelli per decine o centinaia di miliardi, lasciando agli altri solo piccoli affari di 2 o 3 miliardi, tanto perché possano campare anche loro. Quale disponibilità? Ma non è questo il punto. Non è questo il punto. Il quesito è un altro, ben più duro e drammatico. I quattro cavalieri, o taluno di loro, e chi per loro, stanno in quel massimo e misterioso livello che fa la storia della mafia? A questa domanda si possono dare 3 risposte, secondo 3 diverse prospettive. Quello che appare, quello che la gente pensa e quello che probabilmente è. Quello che appare è ciò che abbiamo descritto, cioè di 4 potenti, di colpo sospinti nel cuore di una tempesta politica, inquisiti fiscalmente e giudiziariamente per possibili e gravi delitti. Solo il magistrato potrà dire una verità che può essere tutto e il contrario di tutto. Quello che la gente pensa è più brutale, e cioè che i cavalieri di Catania, o talune di loro, partecipano alla grande impresa mafiosa e furono loro a impartire l'ordine di uccidere dalla Chiesa. Appena generale, il generale osò chiedere allo Stato gli strumenti legali per rovistare nei loro imperi economici. Ma quello che pensa la gente
e anche tutti i grandi giornali con perigliose abrobazie di linguaggio hanno dovuto così riferire, non può avere alcun valore giuridico e nemmeno morale, perché può nascere da pensieri spesso mediocri, rancori sociali, invidie umane. Non ci sono prove, quindi fino ad oggi non esiste. Infine, quello che probabilmente è, cioè di quattro personaggi, i quali con superiore astuzia, temerarietà, saggezza, intraprendenza, hanno saputo perfettamente capire i vuoti e i pieni della struttura sociale italiana del nostro tempo e della classe politica che la governa, ed essere più rapidi e decisi nel trarre i vantaggi. Enrico Mattei era maestro in quest'arte. Anche Agnelli deve essere più rapido e deciso dei concorrenti. Il rapporto con la mafia è stato agnostico. Noi facciamo i nostri affari, voi fate i vostri. Noi vogliamo costruire strade, palazzi, ponti, dighe, essere proprietari di banche, aziende agricole, ottenere gli appalti delle opere pubbliche. Questo è affar nostro. Voi volete gestire la droga? Affar vostro. E pretendete anche i subappalti per i lavori di scavo e trasporto. Che sia. Però non vogliamo bombe nei nostri cantieri, né persecuzioni criminali, nemmeno estorsioni, nemmeno che i nostri figli, fratelli, parenti, amici possano essere rapiti o sequestrati. Se così è, tutto questo non è morale, ma non è nemmeno reato.